Dottoressa Calcaterra, la sua struttura commissariale, insieme anche al commissario Lignini, si impegna per Casa Micciola, scende in campo anche il governo e la TV di Stato. Adesso anche la TV ci sta dando una grande mano per raccontare quello che in questi 4 mesi è stato fatto. Abbiamo raccontato la frana, abbiamo raccontato le vittime, adesso raccontiamo quella che è la ricostruzione e la rinascita di questa cittadina che in 4 mesi ha visto liberata dal fango e ripristinata completamente la parte più bassa. E siamo nella fase dell'abbellimento addirittura urbanistico, la posa dei fiorellini nelle aiuole, che sono il chiaro simbolo che tutto ciò che era necessario fare per rendere vivibile questa zona è stato fatto e che il turista può venire sull'isola e a Casa Micciola senza timore di pericolo per la propria incolumità, perché i lavori per la messa in sicurezza sono in fase di realizzazione. Quest'anno la festa della risurrezione di Pasqua si fa in Piazza Bagni, non a caso. È un segnale che ha fortemente voluto il nostro parroco. Io ho condiviso questa scelta. È una piazza che ha un grosso significato per la collettività di Casa Micciola e quindi è giusto che abbia un momento, diciamo così, di notorietà e soprattutto che si lanci il messaggio che anche quella parte così rilevante per la popolazione ormai è fruibile, è stata completamente ripristinata ed è quindi il segno della rinascita, come ci siamo detti. Dottoressa, state facendo un lavoro importante e poi traghetterete il comune fino alle elezioni. Qual è il vostro ultimo obiettivo? Guardi, le devo dire che quello che è stato fatto mi soddisfa moltissimo. Spero di vedere riaperto il porto di Casa Micciola, che è in fase di dragaggio in questo momento, perché è un volano importantissimo per il turismo, ma anche per i lavoratori della nostra isola e per tutta l'economia. Quindi mi auguro fortemente di poter vedere realizzato anche quest'ultimo intervento.